Ciao, io sono Barbara e ti do il benvenuto sul canale Fiabe e Ricette. Faccio questo video di presentazione per dirvi che Susy mi ha invitato alla sua trasmissione ieri sera a Radio Village, al programma Quelli delle Sette, dove in un locale del posto in cui vivo, che si chiama Pancake Factory, è stato organizzato un bellissimo aperitivo nell'armadio, dove è stato allestito questo super aperitivo fantastico all'interno di un armadio molto coreografico. Parte del ricavato va a questa associazione Caos, è centro di ascolto Operate al Seno, un'associazione stupenda. Io sono, nel mio piccolo, sono stata invitata a partecipare e ho fatto un intervento con riferimento proprio all'ultimo video che ho pubblicato, dove parlavo di mentalità fissa e mentalità di crescita. E quindi, siccome l'ho promesso a Susy ieri sera, allora mi preparo. Fatevi largo, mondo, spostatevi, perché noi abbiamo da raggiungere i nostri prossimi obiettivi. Com'è? Dai, allora adesso state collegati che metto il piccolo estratto del mio intervento, però se voi scaricate l'app di Radio Village e andate su On Demand Quelli delle Sette, cercate puntata Pancake, ok? Cliccate lì e ascoltatevi tutta la puntata, perché merita veramente. Dove Susy ha deciso di festeggiare per la prima volta, perché lei, come me, nemmeno io sono allergica a questo, alla festa della donna, ieri sera è venuta fuori proprio una puntata deliziosa. Quindi vi invito ad andare sulla radio, sull'app, e ad ascoltare tutta la puntata. Qui vi metto solo l'estratto dove ho partecipato io. Ciao! E dimenticavo, viva le donne! Sì! E rieccoci, sempre al Pancake Factory, quello di Sesto Calende, sempre Quelli delle Sette, sempre Radio Village Network. E adesso parliamo di libri. Allora, no, parliamo di blog. Eccolo. Parliamo di YouTube, anche perché poi ci riallacceremo ai libri per concludere questa serata meravigliosa che potrebbe andare avanti all'infinito, ma che purtroppo dobbiamo spezzare per via della diretta radiofonica. Ci sono dei tempi radiofonici da rispettare. Assolutamente. Io, da inviata speciale questa sera, che mi sto aggirando per le sale del Pancake, ho catturato la prossima ospite, che è Barbara, che è ormai amica anche lei di radio, ormai da mille inviti e mille interviste. Barbara ha un suo canale su YouTube chiamato Fiabe Ricette, che è partito con le fiabe, è andato avanti con le ricette, ma adesso Barbara ci sta regalando delle pillole di saggezza, perché se tu vai su YouTube tu vedi dei flash di ricette, come ad esempio la vellutata di polenta su zucca croccante, sì, con all'interno una pillola di saggezza che Barbara coglie nei suoi momenti quotidiani, nelle sue passeggiate, nello stare insieme alle sue meravigliose bambine, e che io voglio chiederle cortesemente di condividere con noi in questo momento. Barbara, nell'ultimo post che tu hai messo su YouTube, appunto, sì, insieme alla vellutata di polenta con zucca, tu hai messo un concetto fondamentale di due mentalità che noi uomini barra donne abbiamo il bivio di prendere. Uno dei due è la strada giusta, uno dei due purtroppo è quella che molte volte ci capita di affrontare, ma che dovremmo un po' abbandonare. Vai avanti tu. Sì, io penso che forse la maggior parte delle persone adotti proprio questa mentalità fissa. Perché io in questo video parlo di questa psicologa che ha scritto questo libro che si intitola Mindset, e parla proprio del fatto che noi siamo divisi in due grandi macro categorie, mentalità fissa e mentalità di crescita.
quella fissa è quella che quando vede una difficoltà non l'affronta, cioè per paura di fallire. Invece la mentalità di crescita vede le sfide come un'opportunità di crescita. E quindi ti dicevo poco fa, ci sta nella serata, perché quando tu hai un problema devi affrontarlo con una, come se fosse una sfida, e quindi abbandonare la mentalità fissa, perché non ti porta a niente. E quindi tu puoi avere anche tutta l'intelligenza e tutto il talento, ma se hai una mentalità fissa non vai da nessuna parte. Hai un blocco, hai un blocco. Blocco, il devi famoso avere... blocco mentale. Esatto, quindi se tu adotti in qualsiasi situazione della tua vita, lavorativa, all'interno della tua famiglia, quando hai un problema, io penso anche di salute, io penso che quando hai una mentalità di crescita affronti qualsiasi cosa. Bene. È un messaggio di speranza anche della nostra Barbara. Esatto, un motivo in più per mangiare la verdura, la frutta, esatto. la polenta, la zucca. È carina perché veramente zucca. È una bomboniera il suo canale YouTube Fiabe Ricette, ripeto, sì. Perché comunque coglie la ricetta semplicissima che puoi fare in qualsiasi momento del giorno con 4 ingredienti che hai in casa, e lei ti viene incontro perché ti fa capire che veramente con poco ottieni. L'importante è avere la passione e la dedizione del cucinare, ma accompagna con questa pillola di saggezza. Ok, ho detto esco a fare un video di presentazione, è iniziato a piovere, vabbè faccio lo stesso, chi se ne frega. Allora, Radio Village Network, quelli delle 7, e se voi scaricate l'app, andate su appunto la radio, l'app di Radio Village, Simone. Ok, perfetto, 1, 2, 3, prova. Inizia a piovere, vabbè, non importa. Allora, restate collegati, mamma mia, quanti sbagli. Spostatevi, mondo, che noi dobbiamo andare verso i nostri prossimi obiettivi. Viva le donne! Seguici, iscriviti al canale Fiabe e Ricette. Ti aspettiamo per cucinare e crescere insieme.